Arezzo tra il 1880 e il 1920 e raccontato in 30 scatti. Si tratta della nuova mostra di fotografie storiche organizzata dal Fotoclub La Chimera, visitabile nella sede sotto le logge Vasari in Piazza Grande. Circa 30 anni di storia, che è proprio nel momento in cui Arezzo entrava in Italia. È una mostra, spero, molto interessante anche per i nostri concittadini e, ripeto, sarà arricchita da altre fotografie che prossimamente metteremo nel sito. Ma il Fotoclub La Chimera da anni sta portando avanti anche un altro ambizioso progetto che si è concretizzato nell'archivio fotografico digitale che attualmente contiene 2921 immagini storiche della città di Arezzo, dall'architettura al costume e la sua gente nel periodo compreso fra il 1860 e il 1980. Come queste abbiamo altre circa 90 fotografie, cioè formato 40-60, che rappresentano Arezzo in questo periodo, però ne abbiamo tantissime altre già pronte, per cui noi potremmo allestire una mostra di una 400-500 fotografie che rappresentano la storia di Arezzo tra il 1860 e il 1979-80. Le ultime fotografie più recenti, in questo momento, perché voi capite che già gli anni 60 cominciano ad essere foto d'epoca, per cui noi siamo arrivati al 1979 come storia, che è la fotografia storica importante che rappresenta l'abbattimento della ciminiera della Sacfe, 30 agosto 1979. Insomma, un vero e proprio patrimonio ancora però alla ricerca di un suo spazio fisico. La storia, diciamo che non sono in molti ad apprezzarla, quindi io lo so perché ho altre cose della città molto vecchie, quindi che però non riusciamo a metterle, quindi poi sono cose che verrebbero donate. Probabilmente questo fatto del dono non piace, perché non lo so per quale motivo, e quindi io dico che effettivamente non è facile far rappresentare, diciamo, ciò che era Arezzo negli anni passati e farlo vedere ai nostri giovani, e purtroppo non c'è questa cultura, e quindi questo a noi ce ne dispiace.